C'è questa considerazione, perché ci vogliono aiutare visto che siamo recidivi e facciamo un sacco di guerre? Perché nel mondo c'è tantissima bella gente che soffre ingiustamente e loro, siccome sono esseri pieni d'amore e non hanno problemi nelle nostre società, nelle loro società, perché sono civiltà assolute, hanno il controllo anche della vita e della morte, quindi sono viaggiatori cosmici. Eugenio li chiamava i giardinieri del cosmo. Sono viaggiatori cosmici che viaggiano sia per conoscenza, ma quando trovano umanità in difficoltà come la nostra, il loro grande impulso d'amore è di aiutare fino appunto a incarnarsi come esseri umani. È un dato di fatto. Io che ho avuto delle esperienze dirette con questi esseri, ho provato una forma d'amore che sulla Terra è impossibile anche da spiegare. Quindi ciò che portano, la loro natura è amore, un amore grandioso. Se io ho amore, vedo una cagnetta che soffre, che passo indifferente, mi fermo, cerco di aiutarla, c'è l'amore istintivo, si esprime, ti scavalca, scavalca la razionalità. Quindi questi esseri che sono non solo evoluti nella scienza e nella tecnologia, ma sono soprattutto evoluti a livello spirituale, per noi di fatto il più cretino extraterrestre è un maestro di vita e di verità. Quindi quando loro vedono umanità sofferenti, anche col grande potere scientifico che hanno, non solo personale, sono spinti ad aiutare. Non ci vedo nulla di strano.